Care amiche e cari amici dell'Associazione Rosmini, buonasera a tutti. Benvenuti al primo incontro del tradizionale ciclo di concerti primaverili organizzati dall'Associazione Rosmini ormai da numerosi anni. Quest'anno il ciclo sarà dedicato al grandissimo compositore Johann Sebastian Bach, vissuto tra il 1685 e il 1750, ed è stato intitolato Soli Deo Gloria, citando il motto, la sigla che lo stesso Bach poneva alla fine di ognuna delle sue composizioni, a sottolineare la grande spiritualità e devozione di questo musicista, che scrisse moltissima musica religiosa, ma una cospicua e considerevole parte di musica anche dedicata alla tematica non religiosa, ovvero musica semplicemente strumentale, come sarà quella che vi proporremo in questi tre incontri. Il concerto di oggi affronta il repertorio per violino, solo e accompagnato dal clavicembalo, che verrà qui oggi eseguito non al clavicembalo ma al pianoforte. Il violinista è Ivo Brigadoi. Ivo Brigadoi è un violinista bolzanino, si è diplomato nel 1999 al Conservatorio di Trento sotto la guida di Alberto Martini. Dopo il diploma si è perfezionato con vari solisti e docenti rinomati come Eugène Sarbu, Maja Jokanovic, Stefano Pagliani, Giulio Franzetti, Giuliano Carmignola. È cofondatore del quartetto Ludus, con il quale svolge un'intensa attività concertistica. Con Andrea Nannoni e soprattutto con Piero Farulli ha avuto la possibilità di perfezionarsi anche presso la Scuola di Musica Internazionale di Fiesole, frequentando tra l'altro l'Accademia Europea del Quartetto. Ha collaborato con varie orchestre, come l'Orchestra Haydn, i Pomeriggi Musicali di Milano, la Toscanini di Parma, l'Orchestra del Musica Riva Festival. Ha collaborato inoltre con numerosi ensemble d'archi, come l'Accademia I Filarmonici di Verona, l'Ensemble Zandonai di Trento, l'Officina degli Affetti di Castelfranco Veneto ed il String Art Ensemble di Brunico. Oltre all'attività concertistica, è anche docente presso gli istituti musicali in lingua tedesca di Merano, San Leonardo in Passiria e Lana. Johann Sebastian Bach faceva parte di quella che forse è stata la più longeva, importante e dotata famiglia di musicisti. Lo stesso Johann Sebastian Bach scrisse l'albero genealogico della sua famiglia e lo fece risalire al secolo XVI, partendo da Veit Bach, mugnaio proveniente dall'Europa orientale e appassionato suonatore di cetra, vissuto appunto nella seconda metà del XVI secolo. Alla fine si conteranno ben sette generazioni di musicisti, un record ancora oggi insuperato per una famiglia. I genitori di Bach morirono giovani, anche perché Bach era l'ultimo di sette figli, e Bach, Johann Sebastian, si dimostrò subito molto talentuoso. Infatti vinse una borsa di studio nel 1699 per studiare presso la prestigiosa scuola di San Michele a Lüneburg. In seguito, grazie ai suoi talenti e alle abilità acquisite in questa prestigiosa scuola, iniziò abbastanza giovane a lavorare presso numerose corti e chiese come organista. È importante ricordare che una volta non c'era la formazione continua che possiamo avere oggi grazie a internet e a YouTube. Bach è famoso per i suoi viaggi, che faceva spesso a piedi per andare ad ascoltare i più importanti musicisti dell'epoca. Per esempio, da Lüneburg Bach si recò diverse volte ad Amburgo, distante circa 50 km, per ascoltare l'organista Johann Adam Reinken all'organo della Katharinenkirche. Il suo viaggio più celebre, però, in questo senso, fu quello che fece nel 1705, quando da Arnstadt, dove lavorava appunto come organista nella chiesa principale, si fece concedere un permesso di 4 settimane per recarsi a piedi a Lubecca, distante 400 km, per ascoltare Dietrich Buxtehude presso la chiesa di Santa Maria. Era il più famoso organista dell'epoca e Bach ne fu assolutamente colpito. Tanto
tanto che invece di ritornare dopo le 4 settimane concordate, ritornò ben dopo 4 mesi, prendendosi una bella ramanzina, ma guadagnandosi anche gli elogi per i miglioramenti evidenti che aveva conseguito il suo stile musicale. Miglioramenti che erano quasi eccessivi per quello che era richiesto dalla chiesa in cui lavorava, tanto che i suoi superiori si trovarono obbligati a fargli questa osservazione che vi cito. Dopo questo viaggio, Johann Sebastian Bach eseguiva stupefacenti variazioni sui corali e vi mescolava armonie estranee a tal punto da confondere i fedeli. In futuro, se vorrà introdurre un tonum peregrinum, dovrà tenerlo per un tempo sufficientemente lungo senza passare troppo presto a un'altra tonalità, né, come ha iniziato a fare, suonare subito dopo un tonum contrarium. In poche parole, fin tanto che suonava musica in chiesa per i fedeli, doveva fare cose molto più semplici di quelle che avrebbe voluto fare. La complessità, infatti, è uno dei fattori più tipici e più caratterizzanti di Johann Sebastian Bach, che è considerato a ragione il maestro insuperato del contrappunto. Definire cos'è il contrappunto è l'elemento principale per comprendere lo stile di Bach. Pensiamo a una canzone dei tempi moderni o anche semplicemente a un'aria d'opera tratta da un qualsiasi melodramma dell'Ottocento italiano. Abbiamo il cantante che suona la melodia e l'orchestra, o il pianoforte nel caso di una canzone, che fa un semplice accompagnamento accordale molto stilizzato, per esempio un valzer o un accompagnamento con accordi fermi. Casi avremo quindi una melodia che ha una parte assolutamente predominante ed un accompagnamento che è in secondo piano. Quello che fa Bach e chiunque utilizzi il contrappunto è creare l'armonia come prodotto risultante di diverse melodie, ovvero non esiste, nel caso si scriva con uno stile contrappuntistico, una scrittura accordale, ma esistono soltanto più linee melodiche sovrapposte l'una all'altra e dalla sovrapposizione di queste linee melodiche, del tutto indipendenti, autonome e dotate di una propria fisionomia, ne esce come risultato secondario l'armonia. È chiaro che questo procedimento è più complesso da realizzare compositivamente, ma è anche chiaro che ha un risultato percettivo molto diverso. Da un lato è più ricco, più affascinante, più pieno di vita, dall'altro è anche più complesso da ascoltare, perché l'orecchio ha più facilità ad ascoltare una singola melodia, come nel caso di una canzone o di un'aria d'opera, che non più melodie contemporaneamente, senza perdere il filo. E questo è uno dei motivi per cui a volte Bach all'ascolto può risultare particolarmente complesso. D'altro canto, viene spesso proposto anche un paragone di natura, diciamo, politica. La musica melodica è una musica monarchica, c'è un re che è la melodia e il suo suddito che è l'armonia. La musica di Bach invece, e quella del contrappunto, è una musica democratica in cui tutte le voci e tutti i partecipanti hanno lo stesso peso e la stessa importanza. Questo è quello che sentirete nel primo brano in programma, che è una sonata per violino e clavicembalo, appunto eseguita con la parte del clavicembalo al pianoforte. Bach si dedicò alla produzione strumentale principalmente nel periodo in cui lavorò a Köthen presso un principe calvinista che per questa sua natura religiosa molto rigida non permetteva a Bach di comporre delle musiche particolarmente elaborate per la liturgia e per la religione. Quindi concedeva a Bach di scrivere la musica che non avesse riferimenti religiosi. Per questo motivo, in questo periodo che va dal 1717 al 1723, Bach compose la maggior parte della musica strumentale che conosciamo, a parte i preludi fughe per organo che risalgono ad un periodo precedente.
A questo periodo di Cothen, intorno agli anni 1720, appartengono infatti le suite per violino solo, le sonate per violino e cembalo, le suite per violoncello solo e i concerti brandeburghesi. Quella che suoneremo è la prima delle sei sonate per violino e clavicembalo in Si minore. La dicitura stessa è particolare perché Bach espressamente nel titolo scrive sonate per violino solo e clavicembalo obbligato, il che vuol dire che il clavicembalista non avrebbe dovuto eseguire una parte accordale che per lo più veniva improvvisata sopra una linea di basso data secondo le regole normali dell'armonia. Ma ha scritto proprio nota per nota tutto quello che il clavicembalista deve eseguire. E questo non era la prassi normale all'epoca, che era appunto quella di eseguire gli accordi improvvisati sopra un basso continuo. Quindi, in pratica, come spiegavamo prima per quanto riguarda il contrappunto, ogni strumento, ogni melodia è indipendente. Addirittura il pianoforte, in questo caso è formato da due strumenti, che sono la mano destra e la mano sinistra. È come se Bach avesse preso un trio per violino, viola e violoncello e avesse scritto al pianoforte le due parti della viola e del violoncello. La struttura tipica di queste sonate è divisa in quattro movimenti. Il primo movimento lento, il secondo allegro, il terzo di nuovo lento ed il quarto di nuovo allegro. E in questa sonata questa struttura viene rispettata. Grazie per l'attenzione e buon ascolto. Thank you.
Il prossimo brano che ascolteremo è la Ciaccona, tratta dalla seconda partita per violino solo in re minore. Si tratta di uno dei più celebri brani per violino solo di tutto il repertorio violinistico. È così famoso perché, oltre ad essere un vero capolavoro, è un brano molto lungo, molto impegnativo, molto difficile e quindi è un po' una summa dell'arte violinistica, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista espressivo. Che cos'è una ciaccona? È una serie di variazioni sopra un basso ostinato, ovvero c'è una linea armonica bassa che è sempre identica a se stessa e viene continuamente riproposta, mentre nelle parti armoniche superiori vengono elaborate melodicamente o armonicamente una serie di variazioni nelle maniere le più disparate. A questo punto ci si deve porre un primo problema: come può un violino, che è uno strumento monodico, eseguire una parte armonica di basso e farci sopra delle variazioni? Questo è possibile perché, grazie a due fattori. In primo luogo, il violino può, come
con molta difficoltà eseguire anche due note insieme, suonando due corde, e con molta più difficoltà anche tre. In questo caso le note devono venire spezzate perché non possono essere suonate contemporaneamente, perché le quattro corde sono messe ad arco, quindi l'arco può beccare verticalmente in contemporanea soltanto due corde. La seconda maniera in cui si può percepire comunque una linea di basso in una composizione scritta per uno strumento melodico è grazie all'abilità compositiva che spezzetta l'armonia, la melodia e tutto quanto, in maniera che ci sia una parte più grave che è sempre riferita all'originale che viene variato e una parte superiore che viene elaborata più liberamente grazie ad arpeggi, scale che dislocano diversamente nel tempo le note più gravi e le note più acute. La ciaccona in re minore è suddivisa in tre archi strutturali fondamentali. Un primo arco in re minore, in cui c'è la prima serie di variazioni nelle quali viene applicato quello che è il principio base della variazione, ovvero l'intensificazione espressiva e musicale. Vuol dire che man mano che le variazioni proseguono, ci sono più note, sono sempre più veloci, la scrittura si fa più densa sia dal punto di vista tecnico che da quello espressivo. Quindi si compie un primo arco con un crescendo, un'intensificazione e una prima cesura. La seconda parte è in re maggiore e in questa sezione si verifica un procedimento analogo, cioè un'intensificazione nella complessità e nell'intensità espressiva e una seconda cesura. La terza parte ritorna alla tonalità d'impianto, ovvero re minore. Questa sezione finale è un po' più corta, un po' più breve, ma anche qua si trova lo stesso procedimento dell'intensificazione. La ciaccona viene conclusa con la ripresa praticamente letterale del tema iniziale, quasi un ritorno a casa, procedimento questo tipico di molte composizioni scritte nella forma di tema e variazioni, ma non per questo meno efficace. Grazie e buon ascolto. Thank you.
Thank you.
Il programma musicale di questa serata viene concluso con la sonata numero 3 per violino e clavicembalo in Mi maggiore. La tonalità di Mi maggiore è molto rilevante, soprattutto dopo aver ascoltato due brani composti in Si minore ed in Re minore, che sono notoriamente e tipicamente due tonalità molto drammatiche, oscure ed intense, sicuramente non luminose e brillanti, come invece sentirete essere la tonalità di Mi maggiore. Questa sonata è anch'essa articolata nella suddivisione canonica che ho esposto prima, lento, veloce, lento, veloce. Ma ci permette di soffermarci un attimo di più sulle modalità in cui Bach applica la tecnica del contrappunto. Il secondo ed il quarto movimento, quelli veloci, sono proprio delle fughe in cui il tema viene riproposto da tutte e tre le voci che partecipano al discorso musicale, ovvero il violino, la mano destra del pianoforte e la mano sinistra del pianoforte. Quindi il tema lo sentirete ora nel violino, ora nella parte acuta della tastiera, ora nella parte grave della tastiera. Il primo movimento invece è un caso un po' particolare perché è un esempio invece proprio di melodia accompagnata, come quelli che ho citato negli esempi precedenti, come un'aria d'opera, come una canzone. C'è il violino che fa questa melodia molto dispiegata e il clavicembalo che accompagna con un ostinato, cioè una figura ritmica e musicale che è sempre la stessa e viene trasposta su e giù nelle varie posizioni armoniche. Sempre la stessa idea trasportata su e giù per le note della scala. Il violino, oltre a proporre questa melodia, applica la tecnica della diminuzione, ovvero della diminuzione di che cosa? Dei valori delle note, perché Bach scrive non lasciandole alla libertà dell'invenzione del solista, ma specificandole nota per nota, scrive delle variazioni molto brillanti con degli svolazzi proprio molto veloci che fioriscono questa melodia. Il terzo tempo invece è ancora una forma contrappuntistica, però ancora diversa. La mano sinistra fa una figura costante di ottavi e potrebbe corrispondere ad un violoncello che è proprio una figura di accompagnamento, mentre la mano destra del pianoforte ed il violino fanno un duetto in cui la melodia viene rimpallata ora sul violino, ora sulla mano destra del pianoforte. Quindi abbiamo praticamente due movimenti fugati in cui le tre voci sono tutte e tre autonome e contrappuntistiche. Un movimento, il terzo, in cui le due voci superiori, il violino e la mano destra, si scambiano la melodia e la sinistra fa un accompagnamento. E il primo tempo, in cui la melodia è affidata solamente al violino, mentre il pianoforte fa un accompagnamento con figure ostinate. Grazie e buon ascolto. Thank you.